Alberto Baccari di Namo. Grazie. Buonasera a tutti, sono Alberto Baccari di Namo, sono l'amministratore di una giovane startup che si occupa di intelligenza artificiale per la sales e marketing e parliamo oggi di chatbot. Sì, va. Per cui ci occupiamo di intelligenza artificiale, siamo nati da poco, a luglio 2017. Come siamo partiti? Abbiamo raccolto un primo seed round da 400.000 euro e stiamo preparando un secondo nel 2018 da circa 2 milioni. Lavoriamo con PMI e corporate e il 100% delle PMI intervistate e corporate vogliono il nostro prodotto. Siamo appena entrati nel percorso di accelerazione di Primo Miglio, di Pixel, Gianluca Dettori, insomma a Bologna, per programmare il secondo round. Non sono un dev, ok? Quindi sono l'amministratore di Namo e di altre start-up, altre aziende di consulenza, per cui il mio scopo è prendere i progetti, concretizzarli, portarli in fatturazione e poi, se va bene, venderli, ok? Però ho un'anima geek all'interno, un'anima nerd, per cui coordino il team di sviluppo sotto l'aspetto del prodotto, quindi quello che il mercato vuole, e trasferisco questa conoscenza dal mercato ai nostri amici sviluppatori. Per cui, come può un chatbot aiutare i processi sales? Ok, noi ad oggi abbiamo visto diverse tipologie di chatbot. Chatbot che aiutano, fanno customer support, customer che aiutano alla vendita, quindi molti B2C, chatbot agganciati a dei siti per varie tipologie di attività. Vi farò vedere come un chatbot può digitalizzare i processi sales e marketing essendo a supporto dell'azienda stessa. Una piccola panoramica, perché mi era stato detto che insomma non avevo un'ora di tempo, no? Se no sarei rimasto con voi per tutta la nottata, ma ho voluto portare un esempio di HubSpot. HubSpot, siamo stati partner HubSpot per un anno e mezzo, abbiamo sviluppato tecnologia con loro e secondo noi HubSpot sarà molto forte dal 2018 in poi a integrare chatbot all'interno di sistemi come ad esempio CRM. Quanti di voi conoscono HubSpot? Sì? Ok, quanti Salesforce? Ok, ragazzi, avete sbagliato, mi segno da su HubSpot, ma Salesforce è troppo costoso ed è un po' retro. Comunque, a parte questo, vi anticipo che HubSpot utilizza già il GrowthBot, che è un chatbot che tu interroghi per avere delle metriche, ad esempio sul posizionamento SEO, su quale articolo, quindi nel blog, sta avendo delle metriche migliori. Hanno acquisito da poco, un mesetto fa, Motion AI. Chi conosce Motion AI? Perfetto, ottimo. L'hanno acquisiti, adesso sono in una fase per l'addestramento sulle FAQ, se tu chiedi assistenza ad HubSpot all'interno del CRM, loro già ti mostrano alcune frasi, per cui delle FAQ, però stanno facendo dei test per capire praticamente quali sono le feature che devono inserire per prima all'interno di questo chatbot fighissimo che lancerà, che è previsto nel 2018. Quindi praticamente tu nel 2018 entrerai nel tuo bel CRM e chiederai quanti clienti ho in scadenza questo mese, quanti ne ho acquisiti, quindi sarà un discorso relazionale, ok? Spero di non essere l'unico che ama Star Trek. C'è qualcuno che ama Star Trek? Star Trek 4, rotta verso la Terra, quando praticamente ti trovi davanti al computer, gli fai computer e poi ti passano la tastiera e fa pittoresco. Sì. Ok, bene, ci stiamo avvicinando quindi, tramite anche lo strumento chatbot, a interrogare dei sistemi di lavoro aziendali tramite conversazione. HubSpot è uno degli esempi migliori in questo momento di applicazione. Arriviamo a noi. A maggio abbiamo fatto un po' di roba, insomma, no? Siamo partiti a settembre dell'anno scorso prendendo in carico la digitalizzazione della rete vendita di Groupama Assicurazioni. Sono 850 agenzie, siamo partiti dalle 75 migliori e abbiamo creato un progetto molto interessante. Poi c'era un hackathon, non ci convinceva, insomma i premi non erano belli adesso, e quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso Dialogflow,
all'epoca si chiamava API AI, abbiamo preso l'API di Atoka, che è una società di spazio dati, cioè un prodotto realizzato da spazio dati e finanziato da Cerved Group. Cerved Group distribuisce dati commerciali, tutte le camere di commercio, quindi dati, bilanci, numero di dipendenti, tutte le informazioni delle aziende sono all'interno di questo tool. Molto bello, vi consiglio di utilizzarlo. E poi due giorni tra amici. Giacomo è il nostro CTO, l'altro Giacomo, Giacomo Grazioli, chatbotter, owner di bot, Botit, e quell'altro è lì a fianco, sono io. Va bene. Che cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi lì a giocare e abbiamo simulato, in realtà questo qui l'abbiamo realizzato veramente, abbiamo fatto delle query, ovvero quante aziende ci sono a Milano che sono agenti assicurativi, quante aziende ci sono che hanno almeno 100 dipendenti in questa regione piuttosto che altro, e il sistema praticamente ci rispondeva, accedeva al database e potevamo scegliere se avere il dato, il report, con anche i numeri di telefono e mail, perché ricordiamoci che parliamo comunque di sales e marketing. Cliccavamo via mail, Chuck Norris ci mandava la mail. Che cosa avevamo? Avevamo un CSV semplice con 3755 aziende interessate a noi. Questo mockup poi siamo andati avanti, no? L'abbiamo mostrato anche agli agenti assicurativi. Abbiamo fatto delle salve su circa 63.000 agenzie assicurative in Italia su questo codice Ateco, e ne abbiamo creato questa qui parte. È già partito, straordinario. Riconosce la gente, chiede come facciamo insieme i soldi oggi, e lanciamo la campagna Demma. Lanciamo la campagna Demma, lui ha già uno storico, dice: abbiamo già venduto le polizze, vuoi che scelga io per te quale aziende contattare? Pensaci tu, grazie per la fiducia, anche un po' paraculo. E fa una ricerca a volo, si connette al nostro database e dice: guarda, devi vendere le aziende agricole di Sondrio che fatturano 200.000 euro, di cui abbiamo mail e telefono. Sono 349, vado, procedo, ci vorrà una mail, no? Procedo anche con la mail, fammi confermare il testo, faccio anche la copy per te oggi. Perfetto, va avanti, contenuto, io leggo la mail, gli do l'approvazione, approvo, e qui arriva il bello, perché giustamente dico: sono 48 euro, non mi chiedere lo sconto, procedo con il pagamento, autorizzo il pagamento, e la gente ci sta pensando un po', ok, mi autorizza il pagamento, e poi arriva l'ultima chicca, dice: guarda, l'orario migliore è questo, qui entri nella dashboard, tutto ok, mandami il report stasera alle 18, perché giustamente questo dovrebbe ripartire. Sì, se io lo stoppi, sennò poi dopo impazzisce. Che cos'è che vi ho fatto vedere? Un sistema che all'epoca si chiamava Make My Money, perché gli agenti assicurativi volevano i soldi, no? E che cosa fa? Fa lead generation. Quindi l'agente di commercio è fuori, tra uno spostamento e l'altro, decide di lanciare una campagna Demma, il motore a cui si aggancia già riconosce quali sono le peculiarità di questo agente assicurativo, già sa che nel periodo di settembre-ottobre vende delle polizze contro la grandine, c'ha tutto uno storico, c'è un'architettura abbastanza complessa dietro, fa la parte di content creation, perché in base alle mail che ha mandato vede quelle che hanno avuto maggior successo, o soprattutto gliele creiamo noi inizialmente. Una cosa che abbiamo visto è che gli agenti assicurativi non sono dei digital marketer, insomma, neanche dei copywriter, adesso su questo ve lo garantisco. Sanno farvi firmare tanti contratti, ma non fatevi scrivere una demma. Fate la reportistica, tra l'altro, anche su comando. Quindi io posso chiedere, senti, mandami il report stasera alle 18, no? Ogni sera alle 18. Report, cosa ci sarà? Quante aziende hanno aperto la mail, chi l'ha aperta, i bounce ed altro. Business intelligence sono altre funzioni, insomma, in aggiunta. Per cui vi faccio vedere un qualcosa, alcune schermate, queste ve le posso far vedere perché non sono quelle definitive. Perché il 15 di novembre, tra l'altro, se qui vi fosse qualche azienda interessata a testare in anteprima
alla versione CRM del nostro prodotto, che si chiama Mikit, noi le inviteremo volentieri a partecipare al nostro UX Lab, ovvero vi facciamo vedere le varie funzioni, ci dite che cosa vi piace e non vi piace, noi lo miglioriamo il 13 di dicembre quando esce l'alfa sul, insomma, da distribuire alle varie aziende amiche e partner, sappiamo bene cosa sviluppare. Vi faccio vedere alcune schermate, tipo nella fase di setup io posso scegliere quali sono i miei clienti, cioè nel senso scegliere, gli carico le informazioni sui miei clienti, basta la partita IVA ad esempio, perché il resto delle informazioni me le catturo io dalla camera di commercio. Gli dico se vendo rete diretta, una rete vendita, vendo per e-commerce, gli chiedo, c'è un assistente personale, qui ci riagganciamo ai chatbot, quando e su che canali vuoi essere contattato, perché giustamente io durante il giorno lavoro, faccio gli appuntamenti e quindi magari voglio essere contattato dalle 12 alle 16 perché faccio pausa pranzo e resto, quindi il chatbot mi interroga per la popolazione dei dati e l'aggiornamento sul CRM, dei dati che non riesco a trovare da solo, in questa fascia oraria. Vi ho messo le altre schermate di setup, che sono ad esempio utilizzi i social, sì, no, ok? Perché giustamente se io andassi a cliccare no, non utilizzi i social, parte un workflow del chatbot che dice guarda, cominciamo da Facebook, c'è da fare questo, questo e quest'altro, bam, e lo guida nella creazione, fatto? Fatto, come mucciaccia, no? Ok, e quindi lo guida nella crescita del proprio business. Ci sono altre domande che servono per caratterizzare i messaggi e il workflow del chatbot all'interno della struttura. Cosa succede poi? Qui va avanti, finisce tutto, parte un mega algoritmo che fa il pattern dei clienti, trova tutto e gli dice guarda tu devi andare a vendere, ti do 10 opportunità, se ne vuoi tutte caccia i soldi e io ti do tutti quanti i dati. Avete capito anche qual è il modello di business, quindi c'è un premium, ci sono delle feature basilari e poi dopo andando avanti c'è un pacchetto pay per use. Integriamo con vari device come ad esempio il wearable, io ho beccato questa azienda, ho fissato l'incontro, quindi gli ho mandato la demo e posso comunicare col mio device e dire ok, lo chiamo ora in questo momento. Se mando 100 mail, che cosa succede? Che mi arrivano 100 notifiche? No, mi arrivano solo alcune, perché c'è un lead score dinamico e quindi mi farà vedere solo le notifiche delle aziende per me quellina, dove è massima la probabilità di chiusura. Poi vado all'incontro, ma poi cosa faccio? Come su Salesforce, che poi la sera mi devo mettere lì a digitare tutte le varie informazioni, andato bene o male? No. Tramite geofencing, quindi io vado ad un appuntamento in via Benini 42, lui sa che sono qui, quando mi allontano mi dice oh Ciccio, è finito l'appuntamento, com'è andato? Pollice su, giù. E un semplice commento o un'interazione chatbot che mi prende con due tap le informazioni che servono nel CRM. Quindi il chatbot è uno strumento per incoraggiare il popolamento dei dati sul CRM e avere un feeling diretto. Progetti avviati, Groupama come vi dicevo, Poste Italiane per l'automatizzazione della vendita B2B a clienti dei 25 milioni in su, ovvero tu hai un commerciale e sto commerciale quante aziende può vedere, no? Un'ottantina all'anno, perché considera l'uscita di cortesia, tutta una serie di cose. Ebbene, diciamo che siamo prossimi adesso a un commerciale su 4.000 aziende, ok? Mantenendo inalterato la redditività di portfolio. Diciamo che è stato un enorme passo avanti. Da maggio 2018 apriremo l'utilizzo della piattaforma, quindi dei nostri strumenti, di questo CRM conversazionale, questo strumento di business con un assistente all'interno, stiamo decidendo il nome tra Mike e Samantha con la H, poi faremo anche lì un test sui nomi. E da maggio 2018 quindi lanceremo questa piattaforma aperta per le PMI. Siamo partiti da poco, per cui stiamo testando molto. Quindi ci farebbe piacere che qualcuno venisse ai nostri eventi di UX Lab
compilasse magari il nostro form, abbiamo creato un form per chiedere voi quando utilizzate CRM qual è la funzione dei vostri sogni che vorreste avere? Vorrei avere la funzione magari trova soldi perché magari c'ho il bando o il resto, vorrei avere un chatbot che mi spinge e anzi mi segnala lui delle opportunità commerciali, insomma vogliamo sapere proprio il mercato che cosa vuole. E poi magari tramite Paolo faccio, insomma, vi condivido questa survey. Io per il momento vi ringrazio e spero di avervi dato uno spunto in più su come i chatbot possono aiutare noi aziende, noi professionisti, nell'incremento del nostro business, dove non è tanto il rapporto con il cliente finale, ma è proprio un rapporto tra lo strumento e noi stessi. Grazie. Se ci sono domande, abbiamo un po' di tempo per farli. Sono stato bravo nei tempi, Paolo. Sì, perfetto. Grande. E avete domande? Beh, io davvero cioè le domande le fanno in quel modo, quelli che usano il chat. Tipo pensaci tu. Sì, Allora, ottima domanda. In realtà abbiamo visto che l'Italia, oltre ad avere l'uomo, oltre ad avere modi diversi di comunicare, insomma, ha anche delle lingue diverse. A Roma ci rispondono in un modo, a Milano in un altro, in Molise, io sono molisano, e tutt'altro. Per cui nella prima implementazione ci saranno dei possibili bottoni che potranno scegliere, insomma, per cui sì, no, manda la DM piuttosto che fai l'upselling portfolio, piuttosto che lancia una campagna social, quindi sarà molto più basilare. Andando avanti, e soprattutto con l'aiuto di Alessandro Vitale con Conversate, vorremmo proprio addestrare il sistema di NLP e NLU sulla comprensione del testo scritto. E questo ha centrato proprio un gran problema, perché abbiamo visto che le aziende, le persone sono molto eterogenee, hanno livelli culturali diversi e il livello culturale differenzia molto come scrivono sul chatbot. Per cui gli faremo della preformazione, cioè inizialmente gli daremo degli esempi di frasi, gli daremo degli esempi di interazione, ok, in modo da fare in modo che ci troviamo a mezza strada. Quindi immagina di star parlando con una persona, ma non proprio con una persona. Assolutamente sì. Assolutamente. Usa una cosa interessante, sì, delle frasi non troppo variate, anche perché tanto la casistica delle operazioni è ben limitata. Cioè, ben limitata non significa 2-3, sono qualche centinaio di operazioni che può fare il nostro chatbot in questa fase, però vogliamo andare avanti nel tempo, anche perché questo è già uno strumento che non esiste ad oggi, cioè deve aiutarlo. C'è una cosa in più, la tokenizzazione delle funzioni. Ovvero, io il mio CRM, tu quando vai sul bellissimo Salesforce, ok, e devi andare in quella determinata pagina, passi tutti i vari passaggi, no? Ok. Noi vogliamo addestrare il nostro chatbot, che era qua, richiamare le funzioni, tipo faccio un cancelletto Alberto. Cancelletto Alberto significa che mi fa vedere il funnel, ok? Quindi degli shortcode per arrivare diretti, o anche l'inserimento in anagrafica, scrivo Alberto Baccari e il resto lui capisce e inserisce direttamente in anagrafica. Questa è una cosa che stiamo cercando di fare per bypassare tutta una serie di, insomma, cioè rendere la cosa più facile. Ok, bene, altre domande? Allora, attualmente è interna alla nostra piattaforma, quindi è all'interno del nostro SaaS, ok? Sicuramente utilizzeremo Messenger, perché la maggior parte dei nostri clienti vive là sopra. E poi ovviamente faremo delle survey per chiedere Telegram piuttosto che Slack, piuttosto che altro, ma sicuramente Messenger, perché il nostro campione sugli agenti assicurativi utilizzava quello. Stiamo anche vedendo poi
la tecnologia come evolve. Quindi se ci fossero dei partner che hanno già dei framework su altre piattaforme, adesso possiamo parlarne per implementarle. Avete in roadmap anche un'interfaccia vocale? Interessante, e spaventerebbe il cliente in realtà, perché non sono abituati, cioè un passo alla volta. Noi li dobbiamo educare step by step, no? Se gli mettessi subito una roba, una Samantha vera, sarebbe un problema. Oltre che per noi molto dispendioso, non verrebbe percepito. L'interfaccia grafica la stiamo prendendo un po' da HubSpot, Pipedrive ed altre soluzioni, quelle che vanno per la maggiore, in modo che l'utente abbia anche un ambiente più familiare. Ok, e un pezzo alla volta lo portiamo verso la forza. Ok, quindi lo tiriamo fuori dal lato opposto. Altre domande? Nell'esempio di prima, per accedere al servizio completo bisognava pagare. Avete mai considerato le criptovalute? È interessante. Il discorso è mangio le mani per non avere investito a suo tempo. C'è un amico, Adriano Urso, che mi disse già 3 anni fa di investire là sopra, ma non l'abbiamo fatto, amen. Allora, noi abbiamo l'obiettivo di fare un exit. E io in cassa al momento devo mettere degli euro. Se i finanziatori, i soci, sono d'accordo nell'incamerare criptovalute che portano comunque a un rischio potenziale, per me si potrebbe anche fare. Però c'è un discorso: quanto i miei clienti utilizzano le criptovalute? Cioè, anch'io che sono, insomma, volevo fare l'anno scorso i contratti con le cryptocurrency dell'altra mia azienda di consulenza, però dico, ma chi poi dopo mi paga? Questo è un problema, la diffusione. Il mio agente di Roma o di Firenze, ieri erano a Firenze da un cliente, cioè, mi dice sempre, vabbè, ma io ti do l'assegno, no? Cioè, pago l'annuale, insomma. Se spacci droga, però magari... Se spaccio droga, ci stanno. Però sarebbe molto interessante, e io non vedo l'ora che questa strada passi, anche perché le fee che ci chiedono per il transato delle subscription sono importanti. Adesso stiamo vedendo Lemonway, che ha delle fee più basse rispetto a PayPal e il resto, però comunque sia sono importanti. E quando tutti utilizzeranno il loro wallet, il loro conio, sarebbe bello. Una domanda sul lato aggiornamento, quindi diciamo, se uno vuole cambiare il flusso della conversazione, vuole cambiare il tipo di informazioni che vengono restituite, vuole cambiare il tipo di analisi prendendo dati e comparare, che tempi ci sono e che modalità seguite? Se chiudiamo il round, possiamo prendere molta gente per questo. In realtà sarà, noi monitoreremo tutto anche tramite OJAR e altre soluzioni per vedere effettivamente il feeling che hanno, dove abbandonano, dove interagiscono. Questo lo sappiamo fare bene, siamo stati certificati dalla Nielsen per fare i test sulla UX e il resto. Attualmente lo vediamo a video e quindi facciamo delle analisi statistiche su questo. Su come migliorare chiediamo feedback. Cioè, in azienda noi abbiamo una roba, dove ci blocchiamo che abbiamo un dubbio, quindi è un gran punto di domanda, chiediamo all'utente. Da Lean Strategy, quindi cosa vorresti? Okay. Fattura in cloud guida il nostro sviluppo, ad esempio. Quando partirono fu straordinario perché ci chiedevano proprio come vorresti vedere la dashboard, E noi vogliamo emulare la modalità, la Lean Strategy che adottò Daniele con Fattore Cloud. Scusa, una domanda, non è che sia molto esperto, ma la chatbot, cioè, ogni tanto ti può sorprendere o è sempre prevedibile nelle risposte che ti dà? Per il momento è prevedibile, perché se potesse... Perché la conosci, voglio dire, sai, cioè, fai quell'interazione, di solito ti risponde sempre in quel modo. Sì, ovviamente noi prevediamo 2-3 risposte diverse, insomma te la puoi giocare. Diciamo che l'imprevedibilità ce l'hai nel momento in cui lui ti pusha. Non so, è uscito ieri, l'altro ieri, il bonus digitale che dà 10.000 euro a fondo perduto su progetti da 20, no? 50% a fondo perduto, prendi le porte a casa.
tu sei un agente, è la tua agenzia, lui ti pusha e ti dice: oh, vedi che è uscito il bonus digitale. Quindi è quella la sorpresa che vorremmo dargli. O vedi che ti sto portando dei soldi, o vedi che c'è si è aggiunto questo nuovo cliente alla lista, cioè prospect alla lista, perché si è costituita una nuova startup, piuttosto che questa azienda ha portato il fatturato inutile. Resto. Quindi non so tediarvi sul sistema di scoring interno, che è molto complesso, però noi vogliamo al momento sorprenderlo su questo. Non vogliamo, il nostro scopo non è creare il chatbot più umano del mondo, il nostro scopo è che il chatbot sia di supporto all'automazione e alla facilitazione del monitoraggio dei processi. Poi magari se c'è qualche startup o qualche company che ha fatto un chatbot che ha passato il test di Turing, va benissimo, va bene, insomma, lo consideriamo. Facciamo un equity, un cambio, un share equity, qualcosa. Bene. Altre? Direi le prossime domande durante la presentazione. Va benissimo. Abbiamo la presentazione, poi arrivano le pinze e quelle non le vorrei. Ok. Da freddare. Grazie.